Eve fugge dall'appartamento di Villanelle appena prima dell'arrivo di tre agenti russi, travestiti da paramedici, che uccidono la signora Tattevin. Dopo essersi sbarazzata del coltello con cui aveva accoltellato la sua nemica, Eve rientra a Londra e comincia a manifestare i segnali di uno stato di shock. Caroline le chiede spiegazioni sulla sua sortita a Parigi, portandola all'obitorio per esaminare il cadavere riesumato di Alistair Peel, un uomo morto 2 mesi prima per un infarto in circostanze sospette. Caroline vuole sapere per quale motivo il nome di Alistair Peel fosse scritto nel bigliettino che Nadia aveva indirizzato a Eve. Avendo capito che Eve è attratta da Villanelle, Caroline la sprona a continuare a combatterla perché resta comunque il suo bersaglio. Nico perdona Eve per le loro ultime incomprensioni, chiedendole trasparenza sui problemi che la stanno facendo soffrire. Villanelle si fa investire da un taxi, così da essere accompagnata in ospedale. Qui è sistemata in una stanza e chiede al medico di non allertare la polizia per la sua ferita, affermando che gli è stata inflitta da un noto agente della polizia giudiziaria francese. Villanelle fa la conoscenza di Gabriel, il suo compagno di letto, un ragazzo finito vittima di un incidente in cui sono morti i suoi genitori. Indossato il pigiama di ricambio di Gabriel, Villanelle lo uccide torcendogli il collo, ritenendo che fosse comunque destinato a una vita di sofferenze con il volto tumefatto per le conseguenze dell'incidente. Villanelle fugge dall'ospedale e riesce a raggiungere Calais, dove si nasconde nel bagagliaio dell'automobile di un uomo diretto nel Regno Unito. Caroline ha costituito una nuova squadra per dare la caccia a Villanelle. Oltre a Kenny, ne fanno parte gli agenti dell'MI6, Jess e Hugo. Eve scopre che a Parigi un 12enne è stato ucciso in ospedale da una ragazza bionda, capendo che Villanelle è ancora in attività. Indagando sull'omicidio di Peel, Eve e Caroline incontrano i due figli che riferiscono le circostanze della morte del padre, avvenuta durante l'abituale seduta con l'estetista. Eve mostra loro la fotografia di Villanelle, chiedendo se fosse lei l'estetista che si occupava di lui, ricevendo un no come risposta. Eve conclude quindi che esiste un'altra killer, meno appariscente rispetto a Villanelle. Villanelle è arrivata a Basildon, dove risiede la famiglia che inconsapevolmente le ha dato il passaggio. Al supermercato incontra un uomo all'apparenza mite, di nome Julian, a cui chiede ospitalità. Questi si rivela un soggetto borderline che vive con la madre demente in una casa piena di bambole. Villanelle viene da lui percepita come una dolce fanciulla da accudire, trovandosi in un'abitazione da cui è impossibile uscire, visto che Julian ha barricato sia le porte che le finestre. Villanelle tenta di telefonare all'MI6 chiedendo di Eve Polastri che però, essendo stata licenziata e operando in incognito, non figura tra i dipendenti. A Villanelle non resta altra soluzione che affrontare Julian, innescando un duello che si conclude con l'uomo trafitto mortalmente alla carotide. Villanelle trova ad attenderla una macchina rossa, con a bordo il suo nuovo supervisore, Raymond. Costui mette subito in chiaro che non sarà conciliante con lei come il suo predecessore. Eve e Caroline giungono a Basildon, appena prima che Villanelle e Raymond si siano dileguati. Caroline porta Eve a casa sua, chiedendole di non arrabbiarsi per quello che sta per scoprire. Seduto in salotto, c'è infatti Constantine. Questi suggerisce a Eve di lasciar perdere Villanelle, paragonandola al bruco mai sazio che divora le persone intorno a sé e conosce l'odio come unico sentimento. Villanelle si sente poco considerata dai 12, i quali le stanno affidando incarichi di secondaria importanza. La sua nuova vittima è Greg Richardson, proprietario di un hedge fund che avrebbe dovuto acquistare l'azienda di Peel. Eve pensa che dietro all'omicidio di Richardson non ci sia la mano di Villanelle, indirizzando i propri sospetti verso il fantasma, il nuovo killer responsabile del delitto di Peel. Eve sta provando a ricostruire il rapporto con Nico, portandogli la colazione a letto e partecipando all'annuale drink nella scuola in cui insegna. Infastidita dalle attenzioni che Gemma, una collega insegnante, manifesta verso suo marito, Eve gli chiede di vedere la sua classe per poter amoreggiare in libertà. Eve però si spaventa quando vede sulla cattedra di Nico una mela identica a quella rinvenuta accanto al cadavere del giovane Gabriel a Parigi, a cui si aggiunge il rossetto che Eve trova dentro la sua borsa.
Eve pretende di sapere da Constantine dove si trova Villanelle, scoprendo che alloggia presso un albergo a Paddington. Constantine allerta Villanelle che l'MI6 sta arrivando a prenderla e le propone di tornare a lavorare insieme. Eve e la sua squadra arrivano nell'albergo, intuendo che Villanelle si nasconde dietro la porta in fondo al corridoio. Tuttavia, l'ormai incontrollata infatuazione che Eve prova per Villanelle la rallenta e dà modo alla nemica di fuggire dalla finestra. Caroline rimprovera Eve per l'iniziativa non concordata, invitandola a lasciar perdere Villanelle e concentrarsi invece sul fantasma. Constantine stuzzica Villanelle sul fatto che l'MI6 sta indagando sul fantasma, quindi adesso non sarà più al centro dei pensieri di Eve. Villanelle replica che non è vero. Infatti, quella sera a casa, Eve prova davanti allo specchio il rossetto trovato nella sua borsa, scoprendo che Villanelle ci aveva mimetizzato dentro un coltello. Caroline viene ricevuta da Ellen Jacobson, direttore dell'intelligence britannica. Ellen è furiosa per quanto accaduto con Constantine e minaccia di far saltare l'intera operazione, ma Caroline la rassicura che le cose stanno andando secondo i piani. Siccome diverse persone che lavorano per Alistair Peel sono morte in circostanze sospette, Eve e Jess vanno a interrogare suo figlio Aaron, direttore della fiorente startup Faraday. Aaron, che aveva in qualche modo fiutato il loro arrivo, si fa trovare in compagnia di un avvocato, trincerandosi dietro il diritto a restare in silenzio. Inevitabilmente avviene un nuovo omicidio, stavolta la vittima è Linda, la segretaria di Peel, che è stata uccisa dal fantasma, mimetizzatasi come donna delle pulizie. Dal referto tossicologico, Eve capisce che il fantasma uccide le proprie vittime attraverso un anestetico indolore somministrato sulle labbra, quindi si tratta quasi certamente di un medico o un'infermiera. Intanto Eve si avvicina al giovane collega Hugo, che la porta a cenare in una tavola calda, e, non fosse stato per la vibrazione del cellulare, l'avrebbe baciato. Eve e la squadra individuano colei che è sospettata di essere il fantasma, procedendo al suo arresto. Villanelle si trova ad Amsterdam per uccidere un uomo, colpevole di tradire la moglie nel quartiere a luci rosse della città. Assolto il suo compito, Villanelle entra in crisi perché ritiene che Constantine stia cercando di tenerla lontana da Eve. La sera, dopo essersi ubriacata, Villanelle rischia di strangolare una ragazza, rea di aver saltato la fila per il bagno. L'intervento di Constantine evita che la sua protetta possa compiere una pazzia. Il mattino seguente, svegliatasi con il fedele Constantine addormentato sul pavimento, Villanelle si rende conto che deve darsi una regolata. L'interrogatorio del fantasma non dà i risultati sperati. Eve le chiede se sa chi è Villanelle, ricevendo come risposta che nel loro ambiente è conosciuta come il demone senza volto. Saputo che la nemica ora lavora come freelance, Eve suggerisce di avvalersi di lei per far parlare il fantasma. A tal fine Eve diventa il prossimo bersaglio di Villanelle. Quest'ultima dapprima si rifiuta di compiere l'incarico, ma Constantine le ricorda che lavorando in proprio non possono permettersi di rifiutare alcuna commissione. Caroline manda un amico a tenere un seminario sugli psicopatici alla sua squadra. L'uomo riferisce che Eve è stata l'unica a osservare impassibile le immagini di delitti raccapriccianti, però ha distolto lo sguardo quando è stata proiettata la fotografia di Villanelle. Villanelle bussa alla porta di Eve, sola in casa perché Nico è in trasferta a Oxford con la scuola. Eve è talmente infatuata di Villanelle da essere disposta a facilitarle il compito, ingerendo delle pillole che le aveva lasciato sul tavolo, salvo poi scoprire che non si trattava affatto di arsenico come costei affermava. Villanelle ha così la prova che Eve è quasi completamente succube di lei. Kenny è indignato per il fatto che Eve abbia assoldato Villanelle, colei che ha ucciso Bill e a cui fino a quel momento davano la caccia. Eve lo allontana dalla squadra. Villanelle accetta di far parlare il fantasma, da cui scopre che è stato Aaron Peel a ordinare gli omicidi e che non sta vendendo la sua compagnia, come vociferano i giornali, bensì una pericolosa arma. Villanelle raggiunge Nico a Oxford, raccontandogli cosa è successo tra lei ed Eve a Parigi. Nico torna a casa da Oxford, piuttosto alterato, per l'incontro con Villanelle, rimproverando Eve di aver infranto il loro accordo sulla sincerità.
Nonostante il tentativo di perdonare la moglie, Nico sente che la ragazza russa è diventata una presenza troppo ingombrante nel loro matrimonio per poter andare avanti come se nulla fosse. Caroline mostra a Eve il filmato di un'intervista ad Aaron Peel, il quale era consapevole di essere ripreso a tradimento e si vantava dell'immenso potere conferitogli dai dati cui la sua società ha accesso. Il giornalista che ha realizzato quell'intervista è stato successivamente trovato morto. La Faraday terrà una conferenza stampa a Roma e l'MI6 deve trovare il modo di essere presente. Siccome Aaron Peel è una persona paranoica senza amici o relazioni, l'unica possibilità di avvicinarlo è rappresentata dalla sorella Amber, una donna tormentata che frequenta gli alcolisti anonimi. Villanelle è incaricata di diventare sua amica, presentandosi come Billy e frequentando le stesse sedute. Eliminato l'ostacolo Marie, la guardia del corpo di Amber, Villanelle ottiene un invito a cena a casa di suo fratello Aaron. Eve spera di poter ricucire con Nico, ma il marito si è trasferito a vivere dalla collega Gemma. Eve si presenta a casa di Gemma, ma la gelosia le impedisce di affrontare razionalmente i mutamenti che stanno intervenendo nel loro rapporto. Villanelle cena nel ricco quartiere di Richmond upon Thames con i fratelli Peel. Volendo fare di testa sua, Villanelle si sbarazza del microfono con cui Eve e Constantine le trasmettevano i suggerimenti. Durante una partita a Dixit, Aaron rivolge a Villanelle delle domande di filosofia, poiché Billy dovrebbe avere una doppia laurea in quella disciplina. Villanelle taccia Aaron di essere un bullo e lo colpisce al volto con un libro, andandosene via. Villanelle riceve un biglietto da Aaron che, desideroso di scusarsi con lei, la invita a pranzo per poi proporle di accompagnarlo a Roma. Caroline organizza la missione in Italia, affiancando Hugo a Eve e con Constantine a vigilare sulla buona riuscita dell'operazione. Caroline specifica che non dovranno esserci vittime e che Eve avrà il compito di tenere sotto controllo Villanelle. Kenny, che sta lavorando in un nuovo team, tenta di avvertire Eve che è meglio per lei non andare a Roma, ma Caroline gli impedisce di completare il discorso. Villanelle punisce Nico e Gemma per aver tradito Eve. Arrivata a Roma, Villanelle si accorge che Aaron ha fatto requisire la sua valigia e le ha scelto personalmente il guardaroba. Eve chiede a Hugo il microfono di scorta e, in un momento di distrazione di Aaron, lo consegna a Villanelle. Costei però ignora che Aaron ha altresì installato delle telecamere nelle sue camere, attraverso le quali la osserva nascondere il microfono sui vestiti. Aaron utilizza le informazioni raccolte clandestinamente per chiudere un accordo con un uomo d'affari russo. Dopo la cena, Aaron dice a Villanelle che è l'unica persona sulla faccia della terra di cui non sa nulla. Eve decide di lasciarsi andare, concedendosi una notte di sesso con Hugo. Il mattino seguente, a Londra, Nico si risveglia nel garage e trova Emma morta soffocata con la testa dentro un sacchetto. Eve sente Villanelle pronunciare la parola d'ordine e prova a precipitarsi da lei, ma l'arrivo di un uomo armato la costringe a nascondersi sotto il letto. Passato il pericolo, Eve esce in corridoio e trova Hugo steso a terra con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Eve va alla reception, senza trovare nessuno che possa aiutare il collega, e si finge una dipendente dell'hotel per sviare i sospetti di un uomo venuto a cercare il compagno. Indossata l'uniforme di addetta alle pulizie, Eve si reca da Villanelle che sta pranzando assieme ad Aaron. Quest'ultimo sa che lei è Eve Polastri e chiede a Villanelle di ucciderla, sicuro che a lui non avrebbe mai fatto del male. Villanelle si alza dal tavolo, impugnando un coltello che usa per trafiggere mortalmente Aaron. Eve torna nella camera d'albergo per recuperare le registrazioni, ma trova l'ambiente immacolato come se nulla fosse successo. Caroline bussa alla sua porta per comunicarle che la missione ha avuto successo, rivelandole che il vero obiettivo era uccidere Aaron Peel e che la fantomatica arma erano i dati personali immagazzinati dalla Faraday. Caroline considera terminata la collaborazione tra l'MI6 e Villanelle, ponendo Eve davanti alla scelta se tornare all'ovile oppure restare avviluppata alla ragazza russa. Eve sceglie quest'ultima. Nello stesso momento, Villanelle compie un'analoga scelta, rifiutando la proposta di Constantine di tornare a operare sotto i 12. Villanelle sale al piano superiore dell'albergo, trovandoci Raymond che impugna un'ascia e innesca un corpo a corpo che la vede avere la peggio.
Mentre l'uomo la sta strozzando, alle loro spalle sopraggiunge Eve, che impugna l'ascia e colpisce svariate volte Raymond. Eve e Villanel fuggono dall'albergo, introducendosi in un tunnel che le conduce a Villa Adriana. Villanel si dice orgogliosa di quello che Eve ha fatto per lei, avendo provato l'ebbrezza del suo primo omicidio. Eve non è però altrettanto lieta e respinge il tentativo di Villanel di baciarla, allontanandosi da lei e accusandola di non saper amare. Villanel spara a Eve e la lascia stesa sul selciato. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.